Proviamo esercitazioni con tutti e due i moduli, diciamo. Non cambia molto, molte volte non cambio in base a quello, ma in base alla partita, soprattutto dal punto di vista offensivo che voglio fare. All'andata aveva trovato lo spunto giusto per mandare subito in crisi il Pavia, poi sappiamo come era andata. Potrebbe riproporre qualcosa, studiato, qualcosa di particolare per sorprenderlo? No, non si tratta, molte volte si pensa che ci si possa inventare qualcosa di, appunto, di particolare, ma invece credo che sia meglio proseguire sulla tradizione. Ma questo non significa che bisogna giocare a 3 o a 4, ma nel senso, è il senso del gioco che uno ha che fa la differenza. Poi i movimenti sono abbastanza simili. Quindi sono tutti recuperati o c'è qualche... No, abbiamo tutte a disposizione. Tutte a disposizione, quindi ampia scelta. Sì, sì, sono tutte. Domani posso sbagliare più facilmente. Pavia, cosa impressionante sicuramente da metà campo in attacco, dietro invulnerabile, no? La partita di Salò l'ha dimostrato anche questo turbinio di gol finali. Sì, anche se probabilmente la loro situazione finale negli ultimi minuti è stato più un calo mentale, probabilmente pensavo d'averla chiusa e allora hanno rischiato qualcosa in più nel momento in cui c'è stato il gol della Feralpe. Però Pavia è sicuramente una squadra molto, molto forte, prima in classifica, perciò non può che essere, dopo tante giornate così, non è sicuramente un caso se si trova lì. Non era decisiva a Novara? Questa è un po' più decisiva di quella di Novara? Noi, secondo me, siamo 6-7 squadre che si giocano le posizioni importanti e penso che fino alla fine sarà così. Probabilmente nel nostro eventuale, cioè se non riusciamo a vincere, sicuramente si allontana il sogno primo posto, ma le partite per recuperare poi ci sarebbero lo stesso, anche se recuperare tutti quei punti non sarebbe facile, però non dobbiamo andare in campo con quel pensiero, ma dobbiamo andare in campo sapendo che è una delle 15 partite che mancano, se la vinciamo molto meglio, altrimenti ricominciamo da lunedì a cercare di prendere più punti possibili nelle restanti 14 gare. Difesa a 3 o a 4? Lo vediamo domani. Io sono un tradizionalista, progressista della vita, tradizionale del calcio. Quindi una risposta c'è? La risposta è dentro di noi, ma però è sbagliata. La settimana che c'è stata a distanza con le risultati sono un po' becchiate, mi carica ancora di più. Sono cose della società in cui non preferisco non entrare. Però il fatto che avete rischiato di avere meno tifosi poteva danneggiare, cioè è stata una cosa un po' subdola. No, beh, questo non lo so, io penso che il calcio sia per le persone, per la gente, evitare di farli venire, secondo me non è un errore, ma è proprio non è giusto, però ripeto, poi io faccio l'allenatore, mi devo occupare delle cose del campo.